frizzante ed intensa tra mercato e campionato. Il prefetto di Chieti auspice l'intervento dei sindaci di Chieti e di Miglianico, dispone la riapertura del settore ospiti, che per l'occasione accoglie i sostenitori neroverdi, moralmente feriti per il rigetto del ricorso del Chieti relativo alla riduzione delle 3 giornate a porte chiuse. Bella giornata di correttezza e agonismo. E così il Miglianico parte con veemenza. Al secondo minuto la punizione di Epifani è controllata dall'estremo neroverde Di Prete. Subito dopo Rosa si incunea tra gli avversari e scavalca la traversa sorprendendo la difesa di casa. Al settimo Epifani ci riprova con maggior convinzione colpendo la traversa degli ospiti. Al 13° l'affondo di Basilavecchia produce l'occasione per Romano che di testa gira in porta. Il ritmo è incessante, giallo-blu gasati e vitali disorientano gli avversari che a volte faticano nei fraseggi e nella manovra. Un minuto più tardi Dragani entra in area neroverde ed accarezza la possibilità del vantaggio casalingo. Al 35° Vitone e Rosa si studiano da lontano per confezionare questa ghiotta opportunità su punizione neutralizzata da Piccinini. Sul finire del primo tempo l'ex neroverde Antignani si fa apprezzare per questo tentativo di testa. Nella ripresa il Chieti che si affaccia per primo nell'area con Costa che cerca di centrare la porta. Poi il fulmineo Dragani disegna questa apertura offensiva per Antignani, impreparato per la giusta coordinazione. Il Chieti sostiene la manovra e non si lascia imbrigliare dall'azione pressante dei locali e dal quinto mette in soggezione la difesa miglianichese. Guadagna spessore offensivo la squadra di Vivarini che si ripete all'11° con Rosa che sente il profumo della rete che invece potrebbe arrivare per Antignani al 16° quando trova la possibilità di rimettere in gioco una palla attiva murata da Di Prete. Si corre sempre più e le squadre non mollano. 22° il neo entrato Esposito prova in corsa con un tiro al lato. Successivamente Rosa ci riprova con un rapido e delizioso colpo di testa che esalta la concentrazione del bravo Piccinini. La vittoria viene cercata spasmodicamente dai contendenti che tirano fuori tutte le energie fisiche e mentali che non sorreggono il Chieti nella giusta misura quando al 33° con la propria difesa spacchettata subisce la rete da parte di uno dei due ex neroverdi in campo, Epifani. Esplode il comunale di Miglianico ed è un'apoteosi gialloblu che contagia anche l'altro ex Antignani che si esalta al 38° procurando brividi agli ospiti che chiudono l'incontro in 10 per l'espulsione di Scibiglia, contrariato per una decisione dell'arbitro che dopo 4 minuti di recupero consegna al Miglianico la prima meritata vittoria casalinga di questa stagione. Sano agonismo e cristallina correttezza in campo e sugli spalti fanno da cornice ad un pomeriggio calcistico dove la dirigenza gialloblu, cassiere compreso, si gongola. Diciamo che ecco, abbiamo interpretato la partita veramente in maniera egregia, ecco, senza nulla togliere al Chieti che è una grandissima squadra e si è rivelata tale, però oggi la mia squadra sinceramente ha veramente... Mi sembrava una squadra da primi posti perché per come ha interpretato la gara e per come si è saputo sacrificare. Diciamo che noi siamo venuti a fare la partita, loro sono stati molto molto bravi nel non concedere spazi a noi e sono stati molto bravi poi nel ripartire. Quando le partite sono impostate in questo modo non è facile fare risultato. Da parte nostra chiaramente ci voleva qualche cosa in più che oggi è mancato.